questo nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, vi porto la recensione di un libro che mi è stato gentilmente inviato dalla Rizzoli, che ringrazio ancora per il libro che mi ha appunto inviato. Il libro in questione è Seguimi con gli occhi di Nadia Galliano, edito da Bookabook con un prezzo di copertina di 15 euro e che potete trovare già in libreria perché è uscito nei primi giorni di giugno. E appunto fa parte della collana Bookaboo. Per chi non lo sapesse, è un sito che di volta in volta sceglie libri di autori emergenti, e la stessa Nadia Galliano è un'autrice emergente che appunto sbarca sul mondo della letteratura per ragazzi young adult grazie a Seguimi con gli occhi. Di cosa parla Seguimi con gli occhi di Nadia Galliano? Seguimi con gli occhi è la storia di Emma, una giovane ragazza che da 2 anni a questa parte ha perso suo fratello a causa di una grave malattia, ovvero il virus dell'HIV. Emma è stanca e arrabbiata con il mondo, cerca il colpevole, cerca la ragione che si è cerca il colpevole, cerca colui che ha portato via suo fratello e comincia a seguire varie terapie con uno psichiatra, il dottor Boris, che di volta in volta le consiglia di aprirsi con il mondo, al punto da consigliarle un gruppo in cui appunto sono presenti vari malati affetti da HIV/AIDS e malattie varie, o comunque persone che c'entrano con questo virus, e appunto Emma decide di dare una possibilità a questa associazione, decide di frequentare questa associazione e qui conoscerà delle persone che probabilmente riusciranno a dare delle risposte a quelle domande che da 2 anni continuava a porsi. Riusciranno a farle capire che nonostante si è affetti da una malattia del genere, si può essere anche normali e bisogna accettarsi per come si è, non bisogna essere arrabbiati con se stessi perché non esiste un vero e proprio colpevole per questa malattia. E appunto, da qui in poi le cose per Emma miglioreranno fino ad arrivare alla parte finale che dopo vi leggerò un pezzetto della parte finale che è quello che mi ha colpito maggiormente di tutto il romanzo. Comunque questa era la trama un po' in breve, in generale. E appunto, perché ho deciso di leggere Seguimi con gli occhi di Nadia Galliano? Perché trattava un tema a me in parte sconosciuto, un tema che non avevo mai approfondito, di cui non avevo mai letto niente, ovvero quello del virus dell'HIV, che è un tema molto comune oggigiorno, ma di cui si parla poco. E secondo me Nadia Galliano riesce ad inserirlo in questo contesto in modo semplice, senza magari troppi termini medici, sebbene lei sia una dottoressa e sebbene si capisce leggendo questo libro che comunque conosce molto riguardo l'argomento. E appunto Nadia Galliano ci presenta il virus dell'HIV sotto le varie testimonianze delle persone che fanno parte dell'associazione. Possiamo citare ad esempio Andrea, che è un vecchio professore che ha scoperto di aver contratto il virus dell'HIV, oppure Teresa, che è una madre di famiglia e che comunque possiede il virus dell'HIV, Camilla. Cioè, possiamo citare i numerosi personaggi presenti all'interno del romanzo che raccontano le varie storie, raccontano quello che hanno subito, anche i pregiudizi a cui sono andati incontro, e questo secondo me è il lato più interessante del libro. Lo stile di scrittura di Nadia Galliano è comunque valido, si vede che è una donna che sa scrivere, che riesce a scrivere, anche se io in alcuni tratti ho trovato il libro un po' ridondante, un po' noioso, ma questa magari è stata una mia impressione, soprattutto l'impressione di un lettore come me che è abituato a quei libri che hanno un ritmo incalzante, che ti coinvolgono subito. Ecco, questa secondo me è una storia da leggere e da capire e ovviamente vi consiglio di leggerla e vi leggo la parte finale, che è quella che mi ha colpito di più davvero. Sono rimasto piacevolmente sorpreso, stupito quando ho letto quella parte finale perché era un qualcosa che non mi aspettavo e che mi ha davvero colpito. E adesso ve la leggo. Ovviamente, se non volete spoiler, mi raccomando, saltate questi piccoli secondi di video perché non è proprio una parte spoiler, ma magari per non rovinarvi il finale, forse è meglio se saltate questi piccoli secondi di video, altrimenti rimanete con me ad ascoltare la parte. La causa di tutto siamo noi. Siamo noi ciò che dobbiamo placare. Siamo noi i colpevoli che cerchiamo. Nel mio viaggio non ho incontrato vittime, né responsabili.
Ho incontrato persone che convivono con un dolore, qualcuno anche con una malattia, la maggior parte con il proprio passato. Poteva essere diverso? Poteva non accadere? Sì, poteva non accadere, ed è accaduto. Negare la realtà resta una bugia, negare resta una scelta. Le nostre azioni sono delle scelte. Negare i nostri errori o perdonarli resta una scelta, rifarli resta una scelta. Siamo noi colpevoli che cerchiamo. Nulla di ciò che accade capita e basta. Neanche la scelta di imparare dal passato e accettare di andare avanti, liberi come il vento. Ecco questa frase, questo pezzo di discorso, perché è tratto da un discorso che poi comunque leggerete, mi ha colpito tanto e mi ha fatto rivalutare questo romanzo. Io ero intenzionato a dargli 3 stelline su 5, ma grazie comunque a questa parte finale che davvero ha risollevato molto, secondo me, il romanzo. Io ho dato 4 stelline su 5. Il titolo ancora non è presente su Goodreads, ma comunque nella mia classifica mentale io ho dato 4 stelline su 5 e vi consiglio di leggere il romanzo, vi consiglio di dare una chance a questo romanzo perché parla di un tema molto importante, come ho già detto prima, che vale la pena di essere approfondito. Bene, la recensione è finita. Come al solito spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, vi invito a seguire sempre i link che trovate qui sotto in descrizione, ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!